L'acqua che arriva a casa mia o anche a scuola proviene da sottoterra e anche se sento dire molte volte in TV che non è, ce n'è sempre meno ed è inquinata molte volte e questo è un problema. A volte parliamo in classe di come possiamo fare a risparmiarla e infatti abbiamo concordato che bisogna, ad esempio, quando laviamo le mani o quando laviamo i denti, bisogna non utilizzare sempre acqua. E quindi, ma forse non basta solo risparmiarla. Infatti, sono molto fiero che la mia scuola sia la prima ad utilizzare un sistema appunto per produrre acqua. Infatti, c'è questa parete verde che serve a riutilizzare l'acqua, prende l'acqua di tutti i rubinetti quando laviamo le mani, la depura e la utilizza per i WC. L'acqua di sottoterra non riesce più a soddisfare i bisogni di tutti e quindi riutilizzandola potremmo risolvere un po' il problema. Come la depura? Forse quando sarò più grande capirò meglio, ma mi sembra simile a quello che succede alla natura quando piove. Perché dei tubicini trasportano l'acqua in dei vasi contenenti delle piantine, che formano un bel muro verde attaccato alla parete. Se venite a vederla, vi prometto che studio meglio per spiegarla. Non è bello parlare sempre e soltanto di problemi, ma è ancora più bello parlare delle soluzioni a questi problemi e qui a Ferla ne proponiamo una al giorno. A breve noi prenderemo molta meno acqua dalla terra e la inquineremo di meno. E voi che aspettate?